oggi è venerdì, quindi andiamo a controllare alcuni dei grafici che potrebbero essere interessanti da studiare durante il weekend e prepararci alla prossima settimana di trading. Quindi alcuni spunti operativi su cui riflettere. Vi ricordiamo anche che oggi ci sarà un webinar alle 15:30 e che abbiamo appena rilasciato un nuovo ebook assolutamente gratuito che trovate qui sulla homepage di WeTrading. Nel weekend faremo, è molto probabile che faremo un approfondimento ancora sul calcolo delle onde di Elliott sull'indice italiano, che è molto importante per noi che proprio siamo italiani, quindi dobbiamo seguire anche il nostro indice che ci guiderà un po' anche su tutti i titoli azionari da Intesa Sanpaolo e Eni Enel, che sono diciamo le principali più importanti nei portafogli italiani. Andiamo sulla piattaforma, vediamo un po' cosa possiamo analizzare. Partiamo con la sterlina dollaro che volevo analizzare perché nel grafico daily si trova in una posizione particolare sull'Acumo, quindi ha fatto un pullback sull'Acumo che potrebbe generare un supporto interessante. Notiamo la formazione di minimi crescenti allineati. E dall'altro lato invece una compressione dei massimi, quindi siamo in una zona dove è probabile assistere anche ad una specie di rimbalzo che magari non creerà nuovi massimi, ma ci darà un respiro di anche un 200 pips. Ichimoku ha un Akumo in rialzista, la Tenkan è leggermente superiore alla Kijun, anche se i prezzi sono un po' sotto. Quindi attenzione perché qui potrebbe iniziare ad esserci un bias rialzista importante. Per quanto riguarda i segnali del Weepoint in daily, gli ultimi due risalgono a maggio e a inizi di agosto, sono stati due ottimi segnali nel daily, quindi non ci possiamo lamentare. Mentre vi faccio notare queste freccette in blu che sono due nuovi indicatori che adesso andremo a valutare anche in altri sottostanti. E un altro nuovo indicatore, l'ho chiamato Recycle perché cerca di trovare il movimento dei cicli e il cambiamento, diciamo, fondamentale di questi movimenti. Attualmente qui, ad esempio, ha lavorato molto bene nel nostro minimo, qui aveva anticipato di circa un mese il movimento ribassista, però ecco, ci aveva già accennato a possibili modifiche di questi movimenti ribassisti. Daily col WeTrend è ribassista, il settimanale è flat. In merito all'euro-dollaro e sterlina-dollaro, possiamo analizzare anche lo spread che in modo mensile negativo, ma si è girato nel medio e nel veloce in positivo. Fino a ieri eravamo in negativo su due spread, adesso abbiamo due spread positivi e uno negativo. Quindi siamo passati da un mensile di meno 300 a meno 219. Quindi vuol dire che il mercato si sta girando a favore della sterlina e a sfavore dell'euro-dollaro. Di conseguenza, potremmo iniziare a valutare scusate, a favore dell'euro-dollaro e a sfavore della sterlina, scusatemi. Quindi potremmo valutare buy di euro-dollaro e vendita di sterlina-dollaro come punto di forza che ci aiuterà quindi a muoverci, mentre fino alla settimana scorsa vendevamo l'euro-dollaro. Quindi questa volta potrebbe essere interessante anche analizzare l'euro-dollaro al rialzo e la sterlina mantenerla a ribasso. Quindi andiamo a vedere subito l'euro-dollaro e vediamo se c'è qualche elemento che potrebbe favorirci. Allora, innanzitutto, l'ultima freccetta ribassista qui è nel marzo, preso un ottimo trend. L'ultimo pallino con la nuova formazione del WePoint, quindi non è quello che avete a casa, ok? Questo WePoint è stato rivisto, non è ancora stato consegnato a nessuno, lo sto testando solo io. Quindi se mi scrivete, ma io ho dei pallini diversi, sì, d'accordo, perché questa è una visione nuova che sto testando e voglio assicurarmi. Quindi qui
si utilizza assieme al recycle, quindi qui abbiamo una tendenza ribassista da un paio di giorni e un doppio minimo mensile. Vediamo che cosa accadrà. Quindi, secondo le nostre tendenze Ichimoku, è tutto girato a ribasso. Il daily, il weekly è girato a ribasso. L'Akumo si sta assottigliando, possibilmente gira a ribasso. Prezzi sotto l'Akumo, Tenkan sotto Ginjo, Chikospan sotto i prezzi. Quindi c'è tutta una fase di ribasso. Addirittura il prossimo supporto 1,12,15. Però in quest'ottica abbiamo detto che in ottica c'è di spread, volendo il rafforzamento del ciclo medio e veloce ci suggerirebbe di comprare comunque l'euro-dollaro e di metterci in sell sulla sterlina, cioè nel caso di ribasso la sterlina dovrebbe girare a ribasso molto più forte. In effetti, vediamo un po', la sterlina negli ultimi cicli. Vediamo che la sterlina perde dai 57,83 mentre l'euro-dollaro solo 46,55. Quindi questo proprio dimostra che l'euro-dollaro in caso di ribasso sta perdendo meno della sterlina. Quindi proprio questo aspetto è poi evidenziato qui. Cioè significa proprio che potremmo valutare un movimento di quel tipo. Molto interessante l'euro-dollaro nei confronti di euro-yen e USD-yen, dove si mantiene anche qui positiva. E vediamo un po' anche negli altri dati l'euro-dollaro positivo perché l'euro-yen infatti perde di più sia nel ciclo medio che nel ciclo veloce dai 100 ai 165 pips e USD-yen dai 90 ai 26 pips. Quindi in effetti l'euro-dollaro sta reagendo molto meglio rispetto alle altre coppie. Quindi in un'ottica di spread di portafoglio dovremmo acquistare l'euro-dollaro e vendere euro-yen e USD-yen, volendo anche la sterlina dollaro, anche se ancora qui il mio segnale non è perfetto, mi dice un flat, mentre sulla New Zealand USD mi dice al contrario, perché in effetti, guardate, New Zealand USD ha un trend positivo di 138,35, quindi sarebbe da mantenere euro-dollaro negativo nei confronti di New Zealand, che continua ad essere molto forte, quindi i movimenti sono ben piazzati e l'apertura di uno spread globale, quindi di portafoglio seguendo queste indicazioni, ci porterà a creare un guadagno semplicemente andando a gestire la somma totale di questo valore. Il nostro portafoglio quindi è orientato in questo senso. Quindi euro-dollaro leggermente rialzista rispetto alla sterlina, all'euro-yen e USD-yen, ripeto, ribassista confronto a New Zealand USD. Fate un test se volete, un conto demo, aprite queste posizioni secondo queste regole e fra un paio di giorni andate a vedere che cosa succede. Sono sicuro che rimarrete un po' molto soddisfatti per vedere questo tipo di movimento. L'euro-dollaro spero che l'avete tradato a ribasso, anche perché lo abbiamo visionato a ribasso diverse volte sui grafici H1 e H4 con i nostri indicatori Waypoint e WeTrend sulla chat di Telegram, cioè sul canale di Telegram, e spero che sarete soddisfatti di quello che sta accadendo. Ok, andiamo a vedere adesso USDN, proprio così andiamo a completare anche tramite lo spread anche USDN. Vedete che USDN crolla molto più velocemente negli ultimi giorni rispetto all'euro-dollaro e in effetti si sta avvicinando all'Akumo, dove potrebbe poi soffermarsi. Il primo supporto è 111,35, daily flat attualmente, quindi non ha una tendenza molto forte, weekly comunque rimane in piazzato rialzista. Infatti dico che se dovesse scendere non dovrebbe andare sotto 111,35. Nell'ultimo ciclo siamo nella forza di ribasso, quindi anche in questo senso dire che ogni pullback rialzista dovrebbe essere utilizzato per vendere al ribasso. Vediamo l'euro-yen, dove pure qui eravamo fortemente al ribasso, mentre l'euro-dollaro perdeva molto di meno. Perché? Perché in effetti il prezzo è tornato sotto 131, ha stazionato intorno ai 129,50 per poi adesso ritornare ancora più in basso. Addirittura il breakout dell'Akumo riporterebbe i prezzi
verso 125,65. Quindi attenzione a questo aspetto, perché se qui dovesse fallire il supporto intraday potremmo avere un'accelerazione ancora più forte. Vediamo la sterlina yen, che anche questa si dimostra abbastanza debole in linea con la sterlina. Supporto molto lontano, potremmo utilizzare la Kumo come riferimento, siamo intorno come supporto 144,80. Nel caso di rialzo invece abbiamo un ostacolo a 148,12, quindi bisognerebbe proprio superare questo elemento. Vedete come qui è, ha lavorato molto bene, l'ho fatto vedere anche ieri sera, ieri pomeriggio nel webinar, quindi sarebbe veramente interessante analizzare questo movimento solo sopra la resistenza. Mentre ci siamo, andiamo a guardare un po' il petrolio. Il petrolio che continua a scendere, e abbiamo una tendenza ribassista che si sta soffermando intorno ai 69. Dal mio punto di vista sarà importante analizzare la tenuta dei 66, perché comunque nel lungo periodo il petrolio dovrebbe essere ancora fortemente orientato al rialzo. La tenuta di 66 sarà molto importante, perché andrebbe a rompere eventualmente questa serie di minimi crescenti cambiando l'impostazione del trend. Per quanto riguarda gli spread, il WTI rispetto al Brent è recupera nel breve, anche se rimane negativo nel lungo periodo. Nel confronto del natural gas è praticamente negativo, quindi l'oil sta scendendo molto più velocemente rispetto al natural gas, quindi sell di oil, acquisto di natural gas sarebbe una buona scelta. Rispetto al gas, al gasoil, invece anche qui negatività, quindi vendita di oil, acquisto di gas oil. Andiamo a guardare qualche indice prima di concludere. Allora, questo è l'indice italiano, sta crollando, ha rotto definitivamente la resistenza dei 19,970, cioè l'ha rotto, scusate, ha sentito la resistenza, e in questo pullback ci aveva un po' illuso nel poter ritornare sopra i 20.000, e invece è stata un'ottima occasione per chi è riuscito a vendere su quei punti. Daily e weekly sono allineate a ribasso, tutto l'Ichimoku è allineato a ribasso. Non voglio allarmarvi, ma il supporto successivo è molto lontano, lo faccio ridisegnare perché non era stato ridisegnato, eccolo qua, 15.098, quindi 15.100, è un valore che si presenta nel 2012 e nel 2016, vedete, sia qui che qui, quindi sarà molto probabile che se non riusciamo a recuperare questa soglia dei 20.000 in modo molto veloce, entro magari diciamo l'anno, potremmo assistere a una fase di ribassi per almeno i primi 6 mesi del 2019. Questa è una prima analisi che sto iniziando a valutare per riuscire a capire come impostare i portafogli di medio-lungo periodo. Quindi sarà molto importante analizzare il nostro indice italiano. Andiamo un attimo sull'indice americano, il Nasdaq, ma anche l'S&P 500 e altro. Vediamo un po'. Nasdaq gira sotto la Kumo, supporto 6.856, resistenza naturalmente qui sui doppi massimi. Sarà importante o scendere velocemente sotto questo valore per poter poi proseguire a ribasso, o risalire sopra i massimi, ma in quest'area potremmo assistere anche a una fase di lateralità, quindi stare un po' attenti sulla lateralità, perché di solito ci perdiamo sempre. Per quanto riguarda gli spread, aspettate, faccio un po' di pulizia togliendo almeno l'Ichimoku, eccolo qua, abbiamo l'S&P 500 nei confronti del Dow
negativo a livello mensile, ma sta recuperando nel breve. L'S&P 500 è positivo nei confronti del Nasdaq, l'S&P 500 con il DAX, quindi per fare un confronto diciamo con l'indice italiano, l'indice europeo per eccellenza, è negativo, quindi significa che il DAX attualmente sta recuperando un po' più velocemente rispetto all'S&P 500. Questa tabella è molto interessante perché ci mostra pure come a livello mensile ci sono dei ribassi sull'indice americano che vanno dal 4 al 5, sul infatti indice tedesco solo il 3,70, quindi c'è proprio questa differenza di forza ribassista che è più forte negli indici americani rispetto a quelli tedeschi. Nel breve oggi, tra ieri e oggi, anche se oggi sono in ribasso, ma tra ieri e oggi comunque c'è una leggera performance positiva, ciò vuol dire che stanno un po' recuperando. Mentre anche se gli indici americani in questo momento sono chiusi, quindi bisognerebbe poi aspettare il pomeriggio per avere una reazione migliore, e quindi rimando magari al pomeriggio un altro approfondimento sugli indici americani. Bene, siamo arrivati a conclusione, io vi ringrazio per essere stati attenti e vi invito nuovamente a scaricare il nostro ebook che è assolutamente gratuito e a seguirci anche durante il webinar. Grazie e buona giornata a tutti.